Brogi, Libertà di pensiero. Grazie a Meglio di Niente Radio, voglio condividere con voi la mia passione per il ciclismo. Passione per il ciclismo che nasce da bambino, uno sport come se ne provano tanti, ma che poi ha contribuito a farmi diventare chi sono oggi, oltre ad avermi fatto incontrare praticamente tutti quelli che sono i miei amici ancora adesso. Il talento che avevo a disposizione mi ha consentito di arrivare fino alla categoria juniores, quindi a 18 anni dovetti abbandonare l'attività agonistica. Negli anni ho sempre continuato a seguire le gare, specialmente dei professionisti. Dopo pochi anni, alcuni dei migliori ragazzi con i quali gareggiavo erano proprio lì fra i professionisti. Oggi che ormai anche loro hanno smesso tutti, io continuo comunque a seguire il ciclismo. E lo racconterò per voi grazie a Meglio di Niente. Ciao da Francesco Brogi, Libertà di pensiero, Meglio di Niente Radio. Parte domani da Bologna la 102esima edizione del Giro d'Italia, per concludersi domenica 2 giugno a Verona. Attraverso un percorso lungo 3.518 km, disseminati lungo 21 tappe. Sarà l'occasione, come sempre, oltre che per seguire le imprese epiche dei campioni del ciclismo, l'occasione anche di venire a contatto con le bellezze paesaggistiche del nostro territorio e perché no anche fare un salto nella storia e nella cultura del nostro paese. Ad esempio ci sarà la Cassino San Giovanni Rotondo, quella che mi verrebbe da definirla la tappa dei santi, da San Benedetto a San Pio. Poi il giro toccherà l'Aquila a 10 anni dal terremoto, poi toccherà la Repubblica di San Marino, poi ci sarà la mitica Cuneo Pinerolo in omaggio all'impresa di Fausto Coppi del 49. Il giorno dopo saremo nel Parco del Gran Paradiso, poi si snoderà il percorso lungo le Dolomiti per chiudersi nell'incomparabile scenario dell'Arena di Verona. Vediamo ora quali sono nel dettaglio le tappe che potrebbero fare la differenza per quanto riguarda la classifica generale. Allora, come detto, si parte domani da Bologna con una cronometro individuale di soli 8 km, ma di cui gli ultimi due sono sulla temibile ascesa al Santuario di San Luca, salita molto dura al 16%. E quindi sono vietate le false partenze per quanto riguarda chi vorrà fare classifica. La prima settimana potrebbe andare via liscia se la contenderanno fra velocisti, probabilmente qualche attaccante di giornata, fino ad arrivare alla seconda cronometro, la Riccione San Marino, che quella è la cronometro più lunga del Giro d'Italia, con i suoi 35 km. E arrivo sempre in salita, ma una salita comunque non durissima e rimane una cronometro adatta agli specialisti. La dodicesima tappa, la Cuneo Pinerolo, come detto, è un omaggio all'impresa di Fausto Coppi del 49, anche se non ha niente a che vedere da un punto di vista tecnico, presenta soltanto una salita, anche se di prima categoria, la salita di Montoso, mentre quella che vide l'impresa dell'Airone fu un tappone da 5 colli addirittura, dove arrivò al traguardo distaccando Gino Bartali di ben 12 minuti. Il giorno successivo, venerdì 24 maggio, avremo la Pinerolo Ceresole Reale di 188 km con arrivo al lago di Serrù nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a quota 2247 metri. Questa è già la prima tappa vera di montagna con due colli di prima categoria, Colle di Lis e appunto l'arrivo al lago di Serrù è un'altra salita di prima categoria. Giorno successivo ancora, sabato 25, avremo la Saint-Vincent Courmayeur, tappa di soli 131 km, fra virgolette, anche se è una tappa densa di montagne con ben due colli di prima categoria. Questa formula delle tappe brevi, dense di montagne, negli ultimi anni si è rivelata sempre molto interessante nei grandi giri a tappe. E spesso ci sono state sorprese e distacchi che a volte non si verificano nei tapponi lunghi. Domenica 26 maggio da Ivrea a Como, tappa lunga di 232 km,
anche se non dovrebbe sovvertire la classifica, è comunque una bella tappa che ricalca nel finale quello che è il Giro di Lombardia quando arrivò a Como, con il Giviglio e l'arrivo al Lungolago. La sedicesima tappa, dall'Overe a Ponte di Legno, arriva dopo l'ultimo giorno di riposo, martedì 28 maggio. E questo è il vero tappone epico, diciamo, che prevede il Passo Gabbia, cioè la cima Coppi, a oltre 2600 metri di altitudine, quindi si farà neve permettendo, naturalmente. E poi ci sarà il classico Mortirolo, con l'arrivo sulla salita non difficile fino a Ponte di Legno. Sabato 1 giugno avremo la Feltre Monte Avena di 193 km, che prevede passo Mangen di prima categoria, passo Rolle, una salita lunga anche se non dura, e in finale questa doppietta di salita, il Croce Daune e Monte Avena, due salite certamente impegnative, e alla fine di questa tappa con ogni probabilità sapremo il vincitore finale del 102esimo Giro d'Italia. Domenica 2 giugno, la conclusione con la cronometro di Verona, con l'arrivo dentro l'arena. Tappa di 15 km a cronometro individuale, e potrebbe essere decisiva solo nel caso in cui dovessero arrivare due o più contendenti dentro a un distacco, io credo massimo di 35-40 secondi. Il percorso dovrebbe essere circa quello che ha già visto ospitare Verona ai due campionati del mondo, vinti da Óscar Freire Gómez, con la salita delle Torricelle. Diamo ora uno sguardo a quelli che saranno i protagonisti che infiammeranno le 3 settimane della Corsa Rosa. Allora, secondo i bookmaker, i principali favoriti sono Primož Roglič del team Jumbo-Visma, che è reduce da un'ottima vittoria al Giro di Romandia, corridore del momento sicuramente, Tom Dumoulin, già vincitore 3 anni fa al Giro, e Simon Yates, che l'anno scorso è stato a lungo maglia rosa, ottimo protagonista, nonché vincitore dell'ultima Vuelta di Spagna. Da non sottovalutare, a mio avviso, è il team Astana. Team Astana è un bello squadrone attrezzato per le gare a tappe, che punterà forte su Miguel Angel Lopez, anche se a mio avviso è un percorso sì duro, ma non così duro da esaltare questo scalatore, questo fortissimo scalatore Miguel Angel Lopez, che potrà contare anche sull'appoggio di altri validi interpreti come Pello Bilbao, come Dario Cataldo, Jonny Sagirre. Altro squadrone di scalatori, Team Movistar, capitanati da Michel Landa, con un ottimo Carapaz già piazzato l'anno scorso, senza dimenticare la Wonas Groe, come una delle eterne promesse, un po' come Landa, Rafa Majka, affiancato da una buona speranza italiana che è Davide Formolo. Davide Formolo già nei primi 10 l'anno scorso, quest'anno potrebbe puntare anche a un piazzamento nei primi 5, secondo me. Le nostre migliori speranze come italiani per la classifica, secondo me, sono ancora da ricercare in Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, che secondo me, forse per la vittoria finale, non potrà più essere un protagonista sicuro, ma su un podio io ce lo vedo anche quest'anno. Anche perché lui, essendo un regolarista, questo secondo me è un giro non durissimo, quindi che si presta un po' alle caratteristiche dello squalo. Altri italiani possibili protagonisti, non direi per la classifica, no, però da segnalare l'Androni Sidermec con Fausto Masnada in grande spolvero, insieme ai soliti Frapporti, Belletti, Gavazzi. Altri protagonisti possibili, sicuramente citerei Bauke Mollema del team Trek-Segafredo, corridore molto esperto sempre nei primi 10 nelle grandi corse a tappe. Il team Ineos, cioè l'ex team Sky, orfano di Bernal, vittima di un infortunio proprio a ridosso della partenza, sicuramente
si trova un po' sguarnito con una squadra principalmente composta da giovani non molto esperti, dove dovrebbero essere capitanati da Sivakov, ottimo interprete Arturo of the Alps, e insieme all'altro protagonista Gheorghe Nart e Dunbar, che invece è stato pro buon protagonista Arturo of Yorkshire. Segnaliamo anche il sempre ottimo Ilnur Zakarin del team Katusha Alpecin, che sicuramente lo troveremo fra i protagonisti, secondo me. Capitolo velocisti. Velocisti, siamo messi bene come Italia, avendo Elia Viviani. Sicuramente ci sono anche abbastanza un buon numero di tappe per andare a caccia delle vittorie in volata. I suoi rivali più temibili saranno sicuramente Caleb Ewan, il numero uno, senza dimenticare Fernando Gaviria. Fernando Gaviria, che in cerca di riscatto dopo una stagione secondo me al di sotto delle sue ottime potenzialità. Vedremo. Poi si segnalano anche Pascal Ackermann, sta andando forte ultimamente, Arnaud Demare sempre temibile, e gli altri italiani, Cimolai, Modolo e Nizzolo, speriamo possano dire la loro, dato ci sono, come ho detto, abbastanza arrivi possibili per le volate. E vedremo. Comunque questa era solo una piccola carrellata, diciamo una panoramica a 360 gradi su quello che sarà l'imminente Giro d'Italia. Poi avremo modo di seguirlo più nei dettagli, sia sui corridori sia nei percorsi. Curiosità Marcord, seguitelo con me su Meglio di Niente Radio. Grazie a Libertà di Pensiero.